Salve ragazzi, che c'è stavolta? Capisci cos'è una batteria? Tolga, facci piano con lui. Dentro il vano motore di un autobus c'è un pesante rettangolo. So cos'è una batteria. Ok, ci servono batterie di autobus con piastre per uso nautico e a 1300 CCA o superiori. CCA sta per Cold Cranking Amps, ampere di avviamento a freddo. Ovviamente. Una batteria bella grande. Sì, ognuna pesa almeno 50-55 kg. L'equivalente di molte pietre belle grosse. È americano e il sistema metrico lo fa arrabbiare. Ce ne servono tre. Puoi usare la tua forza bruta. Sappiamo come voi primitivi godete nel dimostrare quanto siate forti e le vostre capacità fisiche. Pensate che attraggano le femmine? Brutto e stupido. Nient'altro? Oh, come fa a vivere così? Chissà. Hai le tue istruzioni. Vai a interpretarle come meglio credi. Oh.
Siamo troppi per te. Lasciami andare! Vai lontano! Ti ringrazio, amico. Senza di te sarei morto. Ecco le vostre batterie. Controlla se hanno segni di morsi. Bel lavoro. Hai avuto problemi a tenere il conto durante la missione? Quanto avete ancora da fare per questo vostro progetto? Non è affare tuo. Arrivederci.
Abbiamo un'idea su come migliorarla. Vieni qui appena puoi. D'accordo.
smettila di leccare le termiti da quel bastone e vieni subito qui. Era abbastanza semplice? Sì, ma stai tenendo premuto il tasto di trasmissione. E chi ti ha detto che potevi usare la mia radio? La stessa persona che ti ha detto che potevi mangiare il mio panino. Dovevi preparare il pranzo per tutti e due. Preparati il tuo pranzo, intellettuale da Bignani. Ancora tu? Di a Raiz che può andare a farsi... Ehi, aspetta un attimo. Mi hai portato l'erba. Ora sì che si ragiona. Non dovrò più andare a cercar cibo nella spazzatura. Ancora non ti ho inquadrato. Però questo è il tuo premio. Te lo sei meritato. Raiz ha attaccato la torre. Piacere di rivederti, signor... come si chiama? Crane, come un cane che obbedisce a qualsiasi ordine. Ditemi cosa vi serve e me ne vado. Nastro isolante. Cavi. Vi servono 10 rotoli di nastro isolante. No, ci servono 10 cavi elettrici. Nastro isolante. Cavi. Nastro isolante. Cavi. Nastro isolante. Ho capito, vi servono entrambi. Esattamente. Esattamente. E con questo abbiamo finito di parlare con te, vai. Dieci nastri isolanti e 10 cavi. Bel lavoro, primate. Stai andando ben oltre le tue capacità? Ovvio, lo dicono tutti. Per migliorare bisogna mettersi con quelli di livello superiore al proprio. Certo, il contatto con me e Fatina ha sviluppato notevolmente la tua intelligenza. Perciò non c'è di che. Ancora una cosa e hai finito. Cosa vi serve? Dall'altra parte del ponte crollato c'è una base militare. La raggiungerai usando un cavo sospeso. Grazie all'intelligenza che ti abbiamo trasmesso troverai un dispositivo mobile sonar di tipo militare. Portacelo. Portacelo. Il signor Dahl vorrà incontrare anche te, quindi metti del deodorante e cerca di non sbavarti troppo addosso. Bene, prosegui. Mi viene male a guardarti. Hai deciso di fare la muffa? Muoviti. Il tempo passa ma lui resta immobile. Secondo la teoria della relatività generale, tutte le cose si muovono, ma tu sembri essere un'eccezione.
Tolga, sono Crane. Ho il dispositivo sonar. Il sonar? Ma non ci serve adesso. E ti ha detto che ne avevamo bisogno ora? Come ti è saltato in mente? Allontanati dalla mia radio, Fatim. Allora fatemi sapere quando vi servirà. Passo e chiudo.
pensate che io fossi uno spuntino? Ci sbagliati, potutissimi pezzi di carne ambulanti. Oh merda! Qui, sono qui, aiutami! Pezzi di carne ambulanti. Grazie, amico. Qualcuno doveva dar loro una lezione. Sei Crane, vero? Kyle Crane? Sì. Irving Snowberg, regista. Ho diretto la serie di Zombie Mania. Probabilmente li hai visti. No. Sono riflessioni stimolanti su persone proprio come te, costrette a uccidere valanghe di zombie per diversi motivi, ma lasciamo perdere i dettagli. Quel che conta è il costo. Il trucco è fondamentale. Teste marce, braccia che cadono, budella penzolanti. E quando li fai saltare in aria con le pistole? Quegli squartamenti costano una follia. E quindi sei venuto ad Arran? È una tragedia, certo. Ma per le strade si trovano effetti speciali ambulanti, pronti a saltare in aria nel mio prossimo film, Zombie Mania 4, Pasto Letale. Mi serve solo un pistolero che li abbatta in gran quantità. E mi dicono che tu fai al caso mio. Abbiamo un lavoro per te! Crane, sto usando quella tua dinamite per fare una bomba antiuomo. Falcerà gli infetti come una mietitrice. La combinerò con dei petardi e una tonnellata di schegge, ma mi manca un po' di roba. Come un involucro adatto per cominciare. La batteria di un camion sarebbe perfetta. Ce n'è uno bello grosso sul cavalcavia. O meglio, in bilico sul bordo. Ma sei un tipo atletico, te la caverai. Tua batteria, Kurt. Bene, abbiamo l'involucro. Ora mi serve della ferraglia dalla discarica da usare come schegge. Poi mi serve dello zucchero e dei cavi elettrici. Guarda nei negozi o nei magazzini. Porta tutto qui e ti farò una bomba che farà saltare un centinaio di infetti in una volta sola. Ok, ci sto. Direi che siamo... Su, questi cavi vanno bene? Direi di sì. D'accordo, abbiamo tutto. Dammi un po' di tempo. Ti farò sapere quando ho finito.
No! La mia bomba è pronta? Ho un prototipo. È sul tavolo, pronto per un test. C'è un tunnel barricato qui vicino. È pieno zeppo di notturni di giorno, ma di notte dovrebbe essere tranquillo. È il posto migliore per testare questa bomba. Ok, provo il tunnel e poi ti farò sapere. Un'altra cosa. Ricordati dei petardi. La bomba esploderà non appena avranno finito di scoppiettare. Quello è il tempo che hai per portare via il culo da lì. Buona fortuna. Niente, non funziona. Come? Non me l'aspettavo. D'accordo, qua
qualche ritocchino al volo e vedrai che funzionerà tutto. Prima apri l'involucro. Devi fare un'incisione sotto il terminale negativo. Tira l'involucro lungo l'incisione per scoprire il gruppo dei fili del detonatore. Ora controlla la saldatura dei due fili verdi e i tre rossi. Scommetto che è il filo verde. Stavo bevendo quando li ho preparati e forse non è stata una grande idea. Sistemato! Andata. Ha fatto saltare il nido e anche la barricata. Il tunnel ora è libero. Se la costruisco io, esploderà. Passa a trovarmi, ti darò il progetto. Questo è per te. Ho modificato un po' l'involucro. Lattine invece di batterie. Esplosioni più piccole, ma le lattine sono più facili da trovare e trasportare. Grazie, Kurt. Cosa hai intercettato? Qualcuno deve aver acceso l'antenna. Sto ricevendo segnali da tutta la città. Uno arriva dal gruppo di Hanson. Hanson era incaricato della sicurezza alla torre, ma pensava che l'edificio fosse troppo vulnerabile. Voleva trasferire tutti da un'altra parte. Ovviamente Brackett non era d'accordo. Per cui lui e pochi altri hanno preso e se ne sono andati. Non ne avevamo più notizie fino ad oggi. Ascolta tu stesso. Qui, Seref. Sono con il gruppo di Hanson. C'è stato un incidente, abbiamo bisogno di aiuto. Non so chi stia ascoltando, non posso essere specifico. Vi prego, fate presto. Poi si ripete. Brecken lo sa? Ha detto che finché non parliamo davvero con qualcuno, non se la sente di mandare un runner. Potrei andare a dare un'occhiata io. Te ne sarei grato. Hanson teneva sempre tutto sotto controllo. Non capisco come qualcosa sia potuto andare storto.
Jaffar, sono Crane. Sono all'edificio. All'esterno è completamente elettrificato. È opera di Hanson. È stato il primo a montare le trappole elettriche. Ha un vero talento per queste cose. Disattivarlo. Credo di aver trovato Hanson.
Sembra che sia accaduto. I morticarne ci hanno banchettato. È morto già da un po'. E gli altri? Appena scopro qualcosa, te lo faccio sapere. Abbiamo bisogno di aiuto. Qui sarei. Sono con il gruppo di Hanson. C'è stato un incidente, abbiamo bisogno di aiuto. Prego, fate presto.
incidente. Tanto non posso essere specifico. Vi prego, fate presto. Qui, Seref. Sono con il gruppo di Hanson. C'è stato un incidente. Abbiamo bisogno di aiuto. Non so chi stia ascoltando. Non posso essere specifico. Vi prego, fate presto. Ormai siamo alle strette. Due settimane fa, Hanson è caduta dall'impalcatura subito dopo aver attivato il sistema di sicurezza. Ma ora l'intero edificio è elettrificato e siamo intrappolati qui. Nessuno ha risposto alle nostre chiamate di aiuto. E siamo a corto di provviste. C'è rimasto solo del cianuro che Hanson aveva portato con sé. Vista la situazione, abbiamo deciso di usarlo. Avevamo discusso la possibilità del cannibalismo, ma avremmo fatto la fine dei mordicarne, solo più intelligenti. Ma poi, quanto siamo più intelligenti se abbiamo permesso ad Hanson di farci fare questa fine? Grazie per averci trovati, chiunque tu sia. Scusa per il casino. Seref Hasan. Jafar, ho trovato il resto del gruppo. Sono tutti morti. Si sono suicidati. È successo? Hanson ha attivato il sistema di sicurezza, ma poi è morto precipitando. Gli altri sono rimasti bloccati sul tetto senza poter scendere. Quando hanno esaurito le provviste, hanno deciso di farla finita. Non potevano entrare nell'edificio? Pare che solo Hanson avesse la chiave. Probabilmente non si fidava di nessuno. Ah, già. Hanson diffidava sempre di tutti. Hanno fatto male a fidarsi di lui. Grazie per essere andato, Crane. Passo e chiudo.
Siamo troppi per te. Stai facendo qui? Cos'è questo macello? Stai dicendo sul serio? Ma non sai chi sono? No, dovrei saperlo. Certo che dovresti. Sono colui che ha trasformato l'eliminazione di zombie in un'arte. El Jefe. El Jefe ammazza zombie. Non puoi non aver sentito parlare di me. Ehi, aspetta, ho un'idea. Perché non facciamo una sfida per dimostrare chi è il migliore? Vediamo chi riesce a smembrarne di più. Facciamoli a pezzi. Ehi, amico, da questa parte. Vieni.
che ho un'offerta speciale per te. Ehi, hai visto quella casa che sputa? C'è parecchio da fare alla torre. Spero che troverai il tempo di dare un'occhiata alla bacheca. Non troverai un'offerta migliore in tutta Arra. Ti prego, non ora! Serve un nuovo equipaggiamento? Thank you.
ascolto, Troy. Abbiamo parlato di come superare il blocco delle comunicazioni radio e Sabri ha avuto un'idea. Ci lavorerà su mentre tu sarai alla ricerca di Jade. Ci sentiamo, Crane. E se posso darti un suggerimento, cerca di evitare gli infetti se ci riesci. Quei figli di puttana sono sempre stati pericolosi, ma ora sono più temibili che mai.
Oh.